È necessaria una nuova cultura dello stare insieme. La città ha bisogno di ritrovarsi sotto dei valori importanti proprio in un momento come quello del Covid. Oggi siamo qui a festeggiare con il mondo del volontariato. Non voglio ringraziare le sigle perché magari potrei dimenticarmene qualcuna, però devo ringraziare chi ha collaborato in questi 11 anni a fare crescere questa importante iniziativa. Un Natale per tutti. Per tutti, perché noi pensiamo sia ai grandi che ai piccini. Sappiamo che quest'anno, a causa delle alcune misure restrittive del Covid, non abbiamo potuto fare il pranzo sociale, non abbiamo potuto fare la festa del panettone, non abbiamo potuto fare la tombola della solidarietà, però non ci sentivamo di abbandonare i bambini. I bambini che sono l'anima della nostra società, saranno il futuro e sono anche il presente della nostra realtà, della nostra comunità. Io devo ringraziare tutte, indistintamente, le attività commerciali che quest'anno hanno dato qualcosa in più. Non so come mai, sarà anche il periodo, sarà magari la fiducia di questa squadra che in anno ci mette l'anima, ci mette il cuore, ma la città ha donato in massa, soprattutto i privati, soprattutto i bambini. Ecco, quest'anno il messaggio che passa è che i bambini hanno donato per altri bambini. Significa che c'è voglia di un'inclusione, dell'inclusione sociale. Noi non siamo qui mai a fare polemica perché non ci interessa quello che fanno gli altri. Di certo la nostra iniziativa ha spronato le coscienze di molti. Ci sono state molte persone che hanno cercato comunque di copiare questa iniziativa e sono contento. Vuol dire che chi ci criticava oggi è qui a presentarsi, a regalare dei regali ai bambini. Significa che noi abbiamo avuto 11 anni fa una iniziativa lodevole e più che altro siamo stati lungimiranti. Oggi la città di Mazara del Vallo annovera diverse organizzazioni. Noi naturalmente siamo gli originali, è da 11 anni che ci occupiamo, non siamo nati ieri, non siamo nati 5 anni fa, questa famiglia di anno in anno è cresciuta, ma è cresciuta grazie al grande senso di solidarietà che ha la città. Questo è il Natale che mi piace, questa è la città che voglio, questa è la città della fattiva collaborazione. Mazara è una città meravigliosa, i cittadini di Mazara sono favolosi. Ringrazio Padre Leon, ringrazio l'Orchidea, tutte le associazioni che hanno partecipato come la ULDM, la GIVA, Abilmente Uniti, l'Unione Nazionale Carabinieri e chi più ne ha più ne metta, e chiedo scusa se me ne dimentico qualcuno, ma una cosa è certa, abbiamo dato l'anima e questi sono i frutti. È bello andare in periferia, io ho sempre detto che guardare il centro è semplice, però dal centro non si riesce a vedere la realtà cos'è la periferia. A me piace guardare dalla periferia il centro e me ne accorgo il disagio, la differenza sociale che c'è. Quello che dovrebbe fare la politica in genere, dovrebbe venire proprio qui in questa realtà. Noi siamo qui in via Potenza, a Borgata Costiera, abbiamo gli abitanti di Mazara 2, questo significa che noi non trascuriamo e non dimentichiamo nessuno. Noi pensiamo sempre all'essere e non all'apparire. L'importante è che oggi gioiscono i bambini e sono felici diverse realtà che spesso e volentieri sono dimenticate, e noi invece diciamo che in senso di uguaglianza siamo tutti uguali, e vi auguro buone feste e buon Natale a tutti. Ed eccoci qua a Borgata Costiera, l'ultima tappa della nostra giornata della raccolta dei giocattoli. Un Natale per tutti quest'anno è stato un po' più speciale degli altri, vista la situazione del Covid e di tutto quello che è successo quest'anno, però le sensazioni che ci ha trasmesso questa giornata sono state meravigliose. I bambini sono contenti, siamo riusciti, abbiamo consegnato a diverse associazioni, abbiamo consegnato alla ULDM, abbiamo consegnato al laboratorio creativo Unitalsi, ai bambini dei fili d'Arianna, all'Orchidea. Siamo andati, prima eravamo in via Potenza, ora siamo qui a Borgata Costiera, e spero che veramente che i bambini sono rimasti felici e gioiosi, e questo volevamo trasmettere, un po' di magia natalizia, e penso che ci siamo riusciti. Giornate emozionanti, veramente veramente emozionanti, anche di questa fattiva collaborazione con l'associazione Abilmente Uniti, e che mi ha dato la possibilità come associazione di partecipare. Abbiamo collaborato fin da subito per manifestare la nostra solidarietà, il nostro impegno sociale che lei finora ha sempre tramandato. La ringrazio vivamente per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che farà. Io sono onorato
di essere con lei e di lavorare al suo fianco. Bellissime emozioni in questo pomeriggio, in queste giornate, grazie anche alla collaborazione di tutti, di tutte le associazioni, e un Natale per tutti. Un Natale per tutti è un Natale che veramente porta emozioni da ben 11 anni. E ripeto, grazie per questa collaborazione con l'associazione Abilmente Uniti. Non ho avuto la possibilità di salutare tutti, non ho voluto essere scortese perché vi ho chiamato, vi ho tirato a tutti, ma era giusto comunque fare partecipare tutta la gente che era qui, a prescindere se sono di Mazara, di Costiere. Io ho sempre lavorato nell'ottica dell'inclusione sociale, come sapete, e proprio in questo territorio c'ho una parte del mio cuore. Detto questo, io innanzitutto devo ringraziare tutti quei borgheggiani che in questi giorni hanno lavorato per rendere accogliente questa piazza, indistintamente. C'è gente che ha lavorato con il cuore, magari prima non ci si era abituati, invece c'è un grande senso civico di volere bene questa borgata, e questo è il merito vostro. Quindi l'applauso va a voi e non di certo all'amministrazione comunale. Ve lo dico perché sono stato poco fa in via Potenza e ho trovato sporcizia da tutte le parti, e questo mi dispiace perché dopo 10 anni di lavoro per tutte le periferie noto che stiamo tornando indietro negli anni. Questo non è luogo di fare politica e mi dispiace, però di certo la politica qui è venuta a prendersi i voti e di certo vi sono dimenticate tutte queste periferie. Detto questo, andiamo avanti perché oggi è Natale per noi, perché è giorno 23, domani entriamo in zona rossa. Io dico che negli anni passati un Natale per tutti è stato sempre un evento importante. È 11 anni che portiamo avanti questa brillante iniziativa grazie a questa bellissima famiglia che è cresciuta di anno in anno. Io colgo l'occasione e lo dico di fronte a voi, perché magari voi non sapete il lavoro che c'è dietro, o alcuni lo sanno perché mi conoscono molto bene. Per essere qui ho coinvolto un'intera città. Devo ringraziare l'attività commerciale mazzaresi che hanno messo il cuore. Devo ringraziare tutte quelle famiglie che hanno donato, tutti quei bambini, perché guardate che quest'anno ci sono stati anche bambini a donare per altri bambini. Questo è il significato del Natale, nell'ottica comunque sempre dell'inclusione. Io dico che il messaggio del Natale deve passare, noi dobbiamo sorridere, perché è vero che c'è stato un 2020 un po' particolare. In realtà, a proposito, colgo l'occasione di ricordare tutte quelle persone che hanno perso la vita a prescindere dal Covid e non. E qua c'è stata qualche persona che purtroppo non è più in mezzo a noi, persone che io ero molto legato e a quale vi invito a tutti voi di fare un applauso, perché sono persone di un'intera borgata che amate tutti. Io devo ringraziare tutto il mondo del volontariato, la GIVA, Abilmente Uniti, la UDM, Unitalsi, Unica e Unac, e adesso non mi ricordo qualche altra associazione, chiedo scusa se magari me ne dimentico qualcuna, ma soprattutto tutte quelle persone che non hanno sigle di associazione ma che sono qui a mettere il cuore, come Mirella, Alessandra, Alessandro e tante altre persone qui presenti. Vede, io ho detto, questa è una famiglia che lavora senza scopo di lucro, ci rimette pure perché andiamo in giro, spendiamo carburante, tutto, ma nell'interesse di regalare sorrisi a quei bambini che spesso vengono dimenticati dalla società. Noi ci teniamo tanto a fare passare il Natale, a fare gioire tutti. Noi non abbiamo mai fatto distinzioni sociali, per noi siamo tutti uguali. Voi sapete che negli anni passati Borgata Costiera era un punto di riferimento della nostra Mazara. Adesso quasi quasi sta tornando nel dimenticatoio, e un po' mi tocca e mi dispiace, però noi continuiamo. Non ci serve il ruolo politico per fare queste brillanti iniziative, noi ci teniamo, e vi dico che ancora una volta dobbiamo ancora credere che questa amministrazione possa fare qualcosa di importante per questa borgata, ma soprattutto dovete essere voi a spronarli, perché vedo molta rilassatezza. Non dobbiamo essere rilassati, dobbiamo credere che questa borgata è meravigliosa, come la città di Mazara del Vallo è favolosa. Quindi a tutti voi e alle vostre famiglie vi auguro buone feste e buon Natale a tutti. Adesso passo la parola a Valerie Pellicane. Ci sono scritti i nomi, non so se ci siamo dimenticati qualcuno, attenzione, chiedo scusa, io già a priori, può succedere, siamo umani, quindi possiamo sbagliare qualche cosa. Parto sempre dal presupposto, i migliori sono quelli che sbagliano di meno, ma sbagliano pure, anche noi non siamo i migliori e sbaglieremo altrettanto. Grazie.